Salve a tutti ragazzi, io sono Creepypasta LOL e prima di iniziare volevo avvisarvi che questo sarà un video un po' diverso dal solito. Buona visione! Una mattina del 2006 mi sono messa a guardare Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato assieme alla mia vicina di casa. Abitavamo nello stesso condominio. Ha insistito così tanto per vedere il film. Era molto insistente. Voleva inserire la videocassetta nel decoder a tutti i costi. Era completamente fuori controllo. E allora gli ho detto di sì. Dopo quel giorno non ci pensai più. Mi dimenticai di quella sua strana foga. E lo ricordai come un evento gradevole. Gli anni passarono e io e lei abbiamo stretto un'amicizia sempre più forte. Abbiamo frequentato l'elementare insieme, le medie e infine le superiori. Finché 3 anni fa non abbiamo deciso di andare a convivere in un piccolo appartamento situato in periferia. Io lavoravo saltuariamente mentre la mia amica frequentava l'università e aveva già una mansione ben retribuita. Mi sentivo un fallimento in confronto a lei. Ad una certa, pensai fosse arrivato il momento di trovare un lavoro serio, finché per qualche strano e oscuro motivo, le cose in quella casa non cominciarono a precipitare. Sentivo una strana sensazione ogni volta che camminavo da sola per il corridoio. Sembrava ci fosse qualcuno insieme a noi, perché gli oggetti sparivano e poi ricomparivano magicamente in luoghi improbabili. Inizialmente pensai di essere pazza. Ma poi mi decisi a raccontare il tutto alla mia coinquilina e a primo impatto si mise a ridere. Solo che dopo qualche ora tornò da me e sputò al rospo. Anche lei aveva assistito agli stessi episodi, ma lo raccontava con voce tremante, come per nascondermi qualcosa. Cominciammo a prestare ancor più attenzione, senza darci però troppo peso. Avevamo paura di farci prendere dalla suggestione, solo che queste stranezze aumentavano di giorno in giorno. Oltre a percepire sensazioni inquietanti, veder sparire oggetti, udivamo anche delle voci, del vento misterioso ci correva sulla pelle, avevamo i brividi e in alcuni momenti delle sagome molto sbiadite, quasi invisibili, apparivano davanti ai nostri occhi. Arrivati a quel punto, cercammo ancora di darci delle spiegazioni. Pensavamo fosse uno strano gioco di luci e ombre. Ma ci sbagliavamo. Questi eventi paranormali si intensificavano specialmente durante la notte, tanto che ad una certa abbiamo deciso di dormire insieme poiché eravamo terrorizzate alla sola idea di stare da sole. Anche solo separate nella stessa camera da letto. Ogni volta che vedevo qualcosa di strano glielo riferivo, speravo ricambiasse. Ma lei lo faceva raramente. E in cuor mio sapevo che stavo omettendo qualcosa. Come già accennato, lei andava al lavoro, studiava, quindi non poteva perdere tempo e concentrarsi eccessivamente su queste cose. Infatti, nonostante la strana atmosfera che si era venuta a creare, aveva sempre un sorriso stampato in faccia e ogni mattina usciva di casa come se nulla fosse. Pensai riuscisse a reggere. Ma poi un giorno entrai in cucina e la vidi che stava spaccando tutti i piatti contro il muro. Urlava e piangeva. Allora l'abbracciai e poi le dissi che sarebbe stato meglio prendere una pausa, una sorta di vacanza. Obbedì. Si era ridotta in un pessimo stato. Era molto stressata e nervosa, anche se cercava di nasconderlo. Quindi chiese una pausa dal lavoro e smise di studiare per un po' di tempo. In quei giorni organizzammo addirittura una grigliata in giardino con i nostri vicini di casa. Era una rimpatriata perfetta. E pareva che certe dinamiche si fossero placate. I nostri vicini non notarono questi eventi paranormali. E la cosa ci sollevò. Quasi ci dimenticammo di abitare in una casa infestata dai fantasmi. Dopo qualche minuto la mia amica abbandonò il giardino e salì in cucina. Doveva prendere una spatola o un coltello per girare la carne sul fuoco. Solo che non tornava più. Dopo un quarto d'ora la raggiunsi e vidi che era in piedi sul tavolo. Le gambe tremanti e nel mentre puntava un coltello affilato nel vuoto. Urlai il suo nome fortissimo, ma lei continuava ad agitare quel coltellaccio nel nulla, come se ci fosse una persona invisibile lì davanti.
Allora chiamai in aiuto anche gli altri vicini di casa, la presero da dietro e la scaraventarono giù dal tavolo con forza. Riprese il senno e con le lacrime agli occhi chiese scusa a tutti. I vicini erano desolati, ovviamente, pensarono di andarsene terminando la serata. Non so se lo notarono anche loro, ma mentre aiutavamo la mia amica a rialzarsi, riflesso sulla finestra della cucina, vi era l'oscura faccia di qualcuno. Una figura veramente alta che ci fissava con un sorriso malatissimo. C'eravamo solo noi in casa, nessun altro ospite con quelle sembianze. La figura aveva dei capelli unti, un cilindro storto, un bastone raggrinzito e degli occhi che a primo impatto sembravano estremamente bianchi. Ovviamente non pensai subito a Willy Wonka quando vidi questa cosa, ma mi terrorizzai, mi spaventai così tanto che quando i vicini se ne andarono, presi la mia amica per un braccio e la invitai a lasciare la casa il prima possibile. Salimmo in macchina e pernottammo lì. Qualsiasi cosa era meglio del nostro appartamento maledetto da Satana. Durante la notte sognai Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato piena di Oompa Loompa che saltellavano, proprio come nel film. Solo che il signor Wonka era depresso. Lo si vedeva dallo sguardo e dalle cose che mi diceva. Esatto, me le diceva. Eravamo solo io, lui e i suoi Oompa Loompa all'interno della fabbrica. La vita non ha più senso, disse lui. Sono tutti morti. Le persone a cui volevo bene sono morte a causa mia. Io non capivo. Willy Wonka non mi sembrava un personaggio minaccioso. Non mi ha mai fatto paura e così gli chiesi spiegazioni. Tutta risposta si innervosì e poi inserì una mano dalle unghie affilate nella mia gola, scorticandomi via la mascella dal volto. Urlai. Allora tutti gli Oompa Loompa mi appesero ad una croce fatta di dolciumi e inserirono dei cioccolatini all'interno del mio cavo orale. Cantavano tutti quanti melodie sataniche, nessuno escluso. E una voce inquietante e ridondante echeggiava per tutta la fabbrica di cioccolato. Mi svegliai con il cuore in gola. La mia amica era lì, che mi fissava con sguardo vitreo. Disse che stavo parlando nel sonno e vedendo che non rispondevo, in preda al terrore, mi afferrò violentemente per il collo. Come fai a sapere di Willy Wonka? Chiese, sgranando gli occhi. Le sue pupille erano estremamente dilatate. Pensai fosse sotto effetto di droga. Non lo so! Lasciami il collo, per favore, mi fai male! Lei lasciò la presa e poi si mise a piangere. A quel punto confessò una cosa che mi stava nascondendo da troppo tempo. In realtà viveva quelle situazioni, vedeva sagome, sentiva voci, percepiva cose strane sin da quando era piccola, sin da quando abitavamo in quel condominio da bambine. Il suo inferno cominciò dalla mattina in cui abbiamo visionato quel film, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Inoltre gli incubi non le lasciavano tregua. Ogni notte faceva sogni terrificanti in cui vedeva protagonista il signor Wonka, che con sguardo triste e allucinato cercava di farle del male o toglierle la vita. Ma non lo vedeva solo nei sogni, anche nella vita reale, riflesso su ogni superficie, finestre, specchi e mezzi pubblici. Per questo le sembrò così strano che io stessi pronunciando il nome di Willy Wonka durante il sonno quella notte. Mi arrabbiai così tanto, non capivo perché mi stesse nascondendo una cosa così importante. Disse che aveva paura di preoccuparmi eccessivamente, ma ciò non bastò per placare la mia rabbia, e così litigammo. Assistivo a questi episodi terrificanti solo quando ero in sua presenza o nel nostro appartamento, e così le dissi che mi sarei trasferita al più presto, che era tutta colpa sua. Era lei che lavorava. I soldi che avevo nel borsello non bastavano neanche per fare la spesa. Quindi prendere e trovare un appartamento tutto mio sarebbe stato infattibile. A malincuore, tornammo a casa e per qualche giorno non le rivolsi la parola. La settimana successiva sarebbe dovuta tornare al lavoro, ma alle 10 del mattino la sorpresi sdraiata sul divano con delle profonde occhiaie che le marcavano gli occhi. Stava guardando la televisione e quando le chiesi il motivo per cui non era al lavoro, mi disse che si era licenziata, che niente aveva più senso. Sembrava depressa mentre lo diceva, ma aveva anche il tono di un bambino capriccioso.
A quel punto mi girai verso la televisione e constatai che stava guardando quel film, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Cercai il telecomando per spegnere tutto. Non volevo che guardasse quel film dopo l'accaduto, ma non riuscivo a trovarlo. Misi le mani all'interno delle giunture del divano. Guardai ovunque e alla fine realizzai che lo teneva lei, stretto tra le sue mani. Dammi quel telecomando! Urlai, non rispose e mise solo un lamento cantilenante. Ti prego, dammi il telecomando. Non voglio che tu veda questo film. Lei allora si mise a piangere e lo nascose ancora di più, proteggendolo come se fosse una sorta di tesoro prezioso. Presa dal nervoso, strappai direttamente la spina dal muro e tirai un forte grido liberatorio. Anche lei urlò. E lamentandosi, si chiuse a chiave in bagno. Mi sentii tremendamente in colpa. Mi avvicinai alla porta, era chiusa a chiave, e cercai di convincerla ad uscire. All'inizio sembrava rispondere alle mie domande e ad interagire con ciò che stavo dicendo, ma poi cominciai ad udire dei sussurri uniti alla sua voce. Ti porterò nella fabbrica di cioccolato, dicevano. Sì, vi prego, farò tutto ciò che mi dirai. Allora la voce si fece ancora più intensa. Per venire con noi nella fabbrica di cioccolato, dovrai aprirti la giugulare con il rasoio. Cominciai a battere i pugni sulla porta affinché mi sentisse. Piansi, non credevo lo avrebbe fatto veramente. Allora ok, disse lei con voce strozzata. Presi a calci la porta con tutta la forza che avevo, ma quando riuscii a rompere la serratura era ormai troppo tardi. Quella ragazza che conoscevo da una vita era distesa sul pavimento con la gola squarciata e da cui uscivano tanti piccoli cioccolatini rotondi. Spostai lo sguardo sullo specchio e su di esso vi era scritto: Wonka è stato qui. Sentii ovviamente una sensazione terrificante nel vedere questa scena, e non solo per il fatto che la mia amica d'infanzia si trovava distesa al suolo priva di vita, soprattutto perché percepivo una figura maligna dietro di me. Abbandonai quella casa il prima possibile e grazie all'aiuto dei miei genitori riuscii a prendere un appartamento tutto per me. Superare il trauma è stato difficilissimo. Evitai qualsiasi riferimento che potesse riportarmi al film in questione. Ma poi, quando realizzai che l'inferno era finito, una volta buttato tutto nel dimenticatoio, feci un errore madornale, una svista che mi costò la vita. Una notte mi addormentai verso le 3. Ero stanca, avevo cominciato a lavorare in un ristorante messicano e i turni erano stremanti. Così, una volta tornata a casa, una volta tra le coperte, una volta acceso il televisore su un canale a caso, mi assopì. Mi svegliai dopo qualche ora completamente riposata e quando aprii gli occhi, vidi che stavano mandando in onda proprio Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Spensi subito la televisione in preda al panico perché mi ricordai istantaneamente di quel periodo terrificante che avevo passato con la mia ormai defunta amica d'infanzia in quella casa infestata. Fuori era ancora buio, non si sentiva alcun suono, ma sapevo di essere in presenza di qualcuno. Mi voltai verso destra e vidi che di fianco al letto, a pochi passi da me, vi era una figura altissima con un cilindro storto, la faccia scura, i capelli lunghi e sporchi, occhi bianchi e un sorriso terrificante penetrarmi l'anima. Percepì istantaneamente una mano fredda sulla schiena nuda, che con le unghie si faceva strada tra le mie carni. Poi, da sotto il letto, come dei ragni, sbucarono fuori delle creature piccolissime ma estremamente inquietanti. Erano i suoi Umpa Lumpa e durante le ore seguenti non fecero altro che torturarmi. Vieni con me nella mia fabbrica di cioccolato, disse lui. La televisione si era fatta sempre più luminosa. Man mano che il signor Wonka infilzava le sue unghie dentro di me, era un'atmosfera terrificante. Ma per qualche strano motivo ne volevo sempre di più. E allora, con la bava alla bocca e gli occhi rivolti verso l'alto, risposi: Ok, signor Wonka.